Bianco Vivo. Video accessibile progettato per essere fruito da persone cieche e sorde. Controsenso. Percorsi multimediali accessibili per il museo. Bianco. È l'inizio di uno spazio neutro. Pieni e vuoti interrompono la tabula rasa. Forme circolari si susseguono in un ritmo matematico, rincorrendosi ciclicamente. Un vortice. Il bianco ora accoglie masse multiformi. Pietre e sabbie creano una nebulosa di luce e ombra, accesa qua e là da tracce di giallo. Di fronte, non più solo una tela, ma materia scolpita, dove piccoli fori aprono un varco oltre la superficie. Pungente. La luce disegna pieni e vuoti che si alternano, sempre nuovi, sempre gli stessi. La tela si plasma, spinta da sporgenze ordinate. Luci e ombre cangianti creano un movimento fermo, geometrico. Questo bianco, ora, è vivo. È materia ed è cambiamento. È l'origine silenziosa di ogni suono, lo spazio per ogni metamorfosi. Le tre opere appena descritte, esposte all'interno del Museo del Novecento di Milano, sono Scultura numero 16, Fausto Melotti, 1935. Concetto spaziale, Lucio Fontana, 1956. Superficie bianca, Enrico Castellani, 1971. Progetto didattico realizzato in collaborazione con Rai Pubblica Utilità e Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano.